Buon pomeriggio a tutti, è un piacere oggi avere il primo seminario di questa stagione del nostro osservatorio. Lo terrà Leonardo, che da meno di un anno si è unito alla nostra truppa. E naturalmente lo conoscete, però faccio una brevissima introduzione a Leonardo, che dopo una tesi magistrale con Piotto su pianeti. Un sistema particolare di due pianeti intorno a una binaria di eclisse. Nel 2016 si dottora con Pastorello su una tesi relativa a supernova impostors e interacting supernovae. Dopo il dottorato si unisce al team della DLT40, una survey, la sua esperienza poi si sposta su transienti, appunto, una survey che lo porta all'Università di Davis in California in collaborazione con Sand e Stefano Valenti. Nel 2018 si sposta a Stoccolma, questa volta con la concorrenza, con la collaborazione ZTF, e nel 2020 torna in Italia, a Padova, con un TD nell'ambito del progetto Gravida, per cui si occupa ancora di supernova interagenti nel contesto multi-messenger. La sua esperienza, lo sappiamo, è principalmente osservativa e copre tutto lo spettro elettromagnetico e strumenti sia di fotometria che di spettroscopia. Ma questo ce ne parlerà lui in un seminario che è il destino delle stelle più massicce da un punto di vista osservativa. Grazie, Leonardo. Ti do io 5 minuti dalla fine. Okay. Grazie Michele per l'introduzione. Allora, seminario, come diceva Michele, in italiano, le slide sono in inglese perché le ho prese da varie presentazioni. E non va. Qui siamo. Ok, permettetemi qualche slide introduttiva. Come ha detto bene Michele, io tendenzialmente mi sono occupato dal dottorato in poi sempre di transienti, in quello che a me piace definire l'universo locale, è un termine forse soggettivo. Io, quantomeno io, intendo transienti entro una distanza all'incirca di 100-200 megaparsec, per stare un po' più largo. Ecco, un transiente è quello che viene di solito definito come qualunque oggetto astronomico che varia la sua luminosità su un periodo ragionevole in termini di un tempo ragionevole per quanto riguarda, per esempio, la rete di pubblicazioni di un ricercatore, quindi da un centinaio di giorni fino a un anno, se vogliamo, forse anche un paio di anni. La Time Domain Astronomy, che è la scienza, diciamo, l'ambito dell'astronomia che si occupa di questo tipo di oggetti, studia come questi corpi variano, no? Una citazione che ho preso, ma sinceramente non ricordo, non penso che riusciamo a risalire a chi ha usato questa frase per la prima volta, che come vedete è usata in praticamente tutti i proposal e paper. Io stesso l'ho usata una decina di volte in paper e proposal in varie forme. È che una supernova è un oggetto particolarmente interessante a queste distanze, un transiente particolarmente interessante a queste distanze. Perché? Perché generalmente le supernove sono molto luminose, possono superare in luminosità la loro galassia ospite. Qui c'è un esempio, queste sono immagini prese in sequenza di una supernova esplosa in questa galassia NGC 2525. Vedete la curva di luce al massimo, la supernova chiaramente copre totalmente la sua galassia ospite, la luminosità poi va a declinare e lentamente andiamo a vedere rivedere la galassia. Come vedete da questa piccola animazione anche che ho voluto inserire, creata da questo, lui dice di essere un ex ricercatore, ora si occupa di altro, c'è questa pagina GitHub a cui potete, se volete, scaricare lo scriptino Python e vedere, capire come il numero di scoperte di supernove sia nell'ultimo secolo aumentato progressivamente, un po' per il miglioramento dei telescopi, per i sensori, ma soprattutto per il contributo delle survey che a breve appariranno qui in basso, che hanno portato a un incremento esponenziale del numero di scoperte. Ora l'animazione è un po' lenta, io ho preso la parte finale dove vedete che sono elencate alcune delle sale più famose,
dal Supernova Technology Project fino ad adesso, passando per il PTF Supernova Factory, dove vedete che, questo per quanto riguarda l'intero cielo osservabile, il numero di scoperte nell'ultimo secolo è stato enorme. Queste scoperte, ma in particolare l'utilizzo della spettroscopia per capire che tipo di oggetto, che tipo di transiente, può che tipo di oggetto astronomico può produrre questa curva di Lucci, può produrre oggetti così luminosi, il contributo delle SAR è stato fondamentale per scoprirle, ma il contributo della spettroscopia è stato altrettanto importante per capire che cos'è, che tipo di oggetto stiamo osservando. Una curiosità in questa animazione qui delle scoperte, come vedete c'è un buco che non è altro che la Via Lattea. La Via Lattea ovviamente ci oscura, ci impedisce di vedere le sorgenti comunque brillanti intrinsecamente, ma deboli dietro di esse. Ora, la spettroscopia, come ho anticipato nella slide precedente, è fondamentale e ci ha permesso di creare questo schema di classificazione, si basa non solo sulla spettroscopia, ma principalmente sulla spettroscopia, che ci permette di inserire le nuove scoperte all'interno di questi contenitori che ci permettono di classificare appunto lo spettro. La prima classificazione, anche se vogliamo storica, la prima distinzione è la distinzione del supernova di tipo 1 e tipo 2, che per anni è stata l'unica distinzione che ha caratterizzato lo studio del supernova. E si basa sulla presenza o assenza nello spettro, che generalmente sono tutti spettri ottici, perché sono gli spettri più facili da ottenere, e gli spettri generalmente a bassa o addirittura bassissima risoluzione. Parliamo di un R, quindi lambda su delta lambda, che va da 100 a 400-600 generalmente per la classificazione del supernova. Spettri privi di righe di idrogeno, stiamo parlando di spettri ottici da 4.000-9.000 generalmente, quindi sono principalmente righe della serie di Balmer, quindi H alfa, H beta, H gamma e via via, a seconda dell'estensione dello spettro. Quindi spettri supernove che non hanno la riga di idrogeno vengono classificate come supernove di tipo 1, mentre supernove che mostrano, dopo una fase iniziale in cui lo spettro è blu e privo di features evidenti, sono invece classificate come supernovae di tipo 2. Un'ulteriore classificazione può essere fatta sulla base dell'assenza della riga di idrogeno, per esempio per quanto riguarda il tipo 1, ma sulla presenza di righe di elio o sull'assenza anche di righe di elio. Righe prive di idrogeno che hanno forti righe dell'elio vengono classificate come supernove di tipo 1b, mentre righe che non hanno nemmeno le righe dell'elio vengono classificate come 1c. La classificazione del tipo 2 invece si può basare ulteriormente sulle curve di luce. Curve di luce dopo il massimo con un declino lineare vengono chiamate supernove tipo 2L, L sta per linea, qui è facile, mentre le supernove che dopo il massimo mostrano un plateau, quindi una luminosità costante, vengono chiamate tipo 2P. Una cosa interessante è che quando la caratteristica che definisce una classe è spettroscopica, viene usata una lettera minuscola, quindi 1A, 1B, 1C, e poi le altre supernove che parlerò più o meno nel dettaglio successivamente, mentre se riguarda una caratteristica fotometrica si usa una lettera minuscola, L o P. Una cosa interessante per quanto riguarda le tipo 2 è che generalmente mostrano questo un plateau, quindi ve lo mostrerò poi in modo evidente nelle curve di luce, che è dovuto al fatto che la supernova esplode, l'eggetta è completamente ionizzato, e quindi la fotosfera è in questa regione in cui l'idrogeno è completamente ionizzato. Progressivamente l'eggetta si espande e si raffredda. La temperatura dell'eggetta raggiunge una temperatura che, diciamo indicativamente, è di 5.000 gradi. A quel punto la fotosfera recede, come in questo piccolo grafico qui che ho messo sopra lo spettro L1A, e quindi c'è un effetto di espansione contro recessione della fotosfera. La temperatura resta circa costante finché tutto l'idrogeno non si è ionizzato, quindi sostanzialmente se assumiamo che emetta come un corpo nero, nelle prime fasi è una buona approssimazione, si ha una sorgente che rimane allo stesso raggio con la stessa temperatura finché tutto l'idrogeno non si ricomponga. Quindi il plateau. Supernova tipo 2L invece
variano più velocemente. E questo, se consideriamo perché vediamo il plateau, una cosa banale potrebbe essere dire, beh, va bene, probabilmente ho meno idrogeno. Vedremo che questo potrebbe essere vero e è giustificato da alcune osservazioni di questo tipo. Ora, questo schema è abbastanza semplice e in realtà abbiamo trovato molti altri transienti, però diciamo che funziona. Se assumiamo di andare, per esempio, a osservare per questa survey, che ormai è attiva da una ventina d'anni, sì, dal 2012 credo, se non lo pesco, che si chiama appunto PESTO, dove PESTO sta per Public ESO Spectroscopic Survey for Transient Objects. L'allusione al PESTO è voluta, del tutto voluta, e che classifica appunto supernove da un paio di decenni. Vediamo che questo è un grafico del 2021 che mi ha mandato il PI del progetto proprio ieri. Si vede che tra 1A, tipo 2, 1BC e altri tipi di supernove con righe di idrogeno particolari, riusciamo a classificare la maggior parte di questi. Ci sono ovviamente anche transienti un po' più particolari, ma come vedete dai numeri, su 685 classificazioni che questo ha fatto nel 2021, già solo se arriviamo alle tipo 2 le abbiamo fatte quasi tutte. Quindi tendenzialmente questo schema funziona. Ora, durante questa presentazione cercherò di farvi vedere alcuni oggetti particolari, alcune che non rientrano a fatica in queste scatoline create dalle scoperte di interessante. Una nota, come vedete in questo diagramma a torta, la maggior parte dei transienti che PESTO classifica viene da due survey. Una è Atlas, che fornisce la maggior parte dei transienti che PESTO classifica, e l'altra è ZTF. Ora, come ha detto Michele prima, io vi parlo di ZTF adesso con un rapido accenno, perché ho lavorato per ZTF per 2 anni e mezzo. ZTF, qui dentro c'è amateurs, quindi gli astrofili, e di Elkiporti, che è l'altra survey di cui vi parlerò successivamente. Sono sovrapposti perché contribuiscono con un numero molto piccolo. ZTF invece fornisce un enorme numero di transienti. Queste sono, qui è bianco su bianco, queste sono le supernove classificate dall'inizio della survey, a gennaio 2023. Questo è un altro video che trovate su YouTube, vi fanno vedere progressivamente tutti i puntini luminosi che corrispondono alle supernove. ZTF, da marzo 2018 a fine gennaio 2023. Quando c'erano le sempre, le scoprivano quasi tutti gli amatori. Sì, ma anche prima di ZTF, anche prima di altri forti, sì. Diciamo un discreto numero di supernove venivano scoperte da. C'era un prete australiano, uno famoso, un famoso cacciatore che chiamava Tagaki, ne ha scoperto un sacco. Ora, il vantaggio di ZTF qual è? ZTF utilizza un telescopio, che è un telescopio da 1,20 m di diametro, 48 pollici, uno Schmidt. Uno Schmidt, che è quindi un telescopio che ha una configurazione particolare, con uno specchio sferico, ma la camera, il rilevatore di ZTF, è stato costruito appositamente per il telescopio e segue la curvatura del piano focale di ZTF. Quindi, mentre per esempio per lo Schmidt di campo imperatore, che più o meno è quella misura lì, lo specchio primario, abbiamo un sensore molto piccolo che deve in qualche modo non andare a deformarsi, non andare a deformare, cioè deve portare su un piano qualcosa che non è un piano. Quindi il sensore è molto piccolo e riesce a coprire un grado quadrato di cielo con un'immagine. Il sensore di ZTF, essendo un mosaico costruito appositamente per ZTF, ha un campo di vista di 47 gradi quadri. Enormità. Vedete che la galassia di Andromeda sta in un unico elemento del mosaico. E poi magari se volete ci sono altre, il confronto con altre survey, incluso LSC, che comunque non arriva neanche a 10. La figura di sfondo di questa presentazione è la prima immagine di ZTF. La riconoscete? Riconoscete queste tre stelle? Questa è la cintura di Orione.
so se c'è qualcosa, quanti ex astrofili abbiamo questa platea. Quindi un campo di vista veramente enorme. Con una singola immagine riesce a coprire tutto questo campo e quindi in 2 giorni, in GER e a volte anche in banda I, in 2 giorni riesce a coprire tutto il cielo visibile da palla. Quindi capite chiaramente il numero di scoperte. Dall'altra parte, diciamo, delle survey c'è GLT-4b, che è iniziata nel 2016, una survey che mi sta particolarmente a cuore, perché quando è iniziata eravamo in tre a gestire le operazioni di tutta la survey, che invece usa un telescopio completamente diverso. Usa un telescopio, uno dei prompt a Cerro Pololo, che è un telescopio di 40 centimetri, veramente grande così. Ma l'obiettivo è completamente diverso. Il campo di GLT-4b qui siamo sui 10 primi per 10 primi, è completamente diverso. Nonostante il campo sia molto piccolo, la survey riesce comunque a fare un po' meglio di ZTF per quanto riguarda le distanze a cui delle galassie osservate, che è 40 megaparsec. Entro questo volume, le galassie non sono un numero limitato, ed è quindi possibile ogni giorno monitorarle tutte, con l'obiettivo di scoprire supernove entro 40 megaparsec che esplose entro un giorno dall'esplosione. Quindi ZTF tendenzialmente le scopre, esplose entro 2 giorni, che copre tutto il cielo ogni 2 giorni. ZTF invece, che ha un obiettivo completamente diverso, riesce a scoprire supernove esplose entro 24 ore. Nel tempo poi hanno comprato tempo anche ad un altro telescopio in Australia, e quindi la cadenza è calata addirittura a 12 ore, tempo meteo permettendo, ovviamente. Ora, un plot interessante è questo qui, che è nel paper che descrive la survey, che mostra come, supponendo di avere una magnitudine limite di 19, che è un po' è una stima un po' pessimistica, ma comunque è meglio stare in questi casi insomma, essere un po' più conservativi, mostra come ad una distanza di 40 megaparsec una magnitudine limite di 19 corrisponde a una certa magnitudine assoluta. Questa curva mostra, come dicono le frecce, che a questa magnitudine limite e a quella distanza gli oggetti visibili sono tutti quelli che stanno sopra la curva. Come vedete, ci sono diversi oggetti visibili, tra cui la Chilonova. Infatti, nel 2017, non so se la riconoscete, GLT-4b ha osservato, scoprendola mezz'ora dopo la prima detection, la Chilonova in questa casa. La procedura, diciamo, di scoperta delle supernove è abbastanza standard per tutte le survey, ma all'inizio, nel 2016, non avevamo algoritmi di machine learning che riuscivano a, per esempio, eliminare alcune sorgenti spurie come questa qui che vi mostro in alto. Quindi ogni giorno una per una delle 3 persone doveva scansionare 10.000 transienti che venivano forniti dall'algoritmo che prendeva l'immagine, sottraeva un'immagine template in cui si assumeva non esserci nessun transiente e mostrava tutti i residui nell'immagine sottratta. Quindi chiaramente sottraendo un'immagine template elimino tutte le sorgenti fisse e trovo solo le sorgenti variabili. Chiaramente non funziona sempre. Le stelle sature, per esempio, possono lasciare questi residui che chiaramente non sono transienti. Quando trovavamo un candidato, quindi quando nella differenza trovavamo una sorgente che sembrava essere un transiente, andavamo subito a chiedere un'immagine di conferma. Se nell'immagine di conferma vedevamo ancora il transiente, si mandava, all'epoca si usava andare gli ATEL, i telegrammi, e si chiedeva la classificazione. Chiaramente, spesso l'immagine di conferma non presentava il transiente per svariati motivi, un asteroide, un altro transiente che evolveva in tempi molto più rapidi, o comunque, o magari una Chilonova che evolveva su tempi scala di un giorno. Quindi non tutti i transienti, non tutte le immagini confermano dato questo tipo di risultato. Questa è la prima scoperta, una tipo 2, in questa galassia vicina, a 20 megaparsec. Ci sono
giusto tre cose che voglio dire, non è un oggetto particolarmente peculiare o interessante, ma insomma è stato il primo a essere scoperto dalla SADE. La prima cosa interessante è che nella stessa galassia, 2 settimane prima, era esploso un'altra supernova, una 1C, che tra l'altro stava seguendo questo, e 2 settimane dopo abbiamo visto una seconda supernova esplode nella stessa galassia. Statisticamente improbabile, ma non impossibile. In una galassia come questa, supponiamo lo stesso tasso di esplosione di supernova della nostra galassia, mi aspetto di vedere 2 supernove ogni 5 anni, non 2 supernove ogni 2 secondi. Un'altra cosa interessante è, questa è la prima tecnologia, è che questa supernova, nonostante siamo entrambe esplose in questa galassia che ha questa regione molto polverosa della galassia, questa è chiaramente blu, mentre quest'altra ha un colore completamente diverso, nonostante sia blu. Quindi, vi ho detto all'inizio che le tipo 2 all'inizio sono blu e non mostrano righe di emissione. Questa sembra essere tutto il contrario. È rossa e ha due righe di emissione. Ora, quelle 2 righe di emissione sono della galassia, non ci sono dubbi. C'è la K-alfa, se zoomiamo c'è anche la zotto secondo proibito, e c'è lo zotto secondo proibito. Quella sono righe della galassia. Quindi il fatto di non avere righe c'è, ma la supernova è molto rossa. In più, se guardate la magnitudine al massimo, siamo a 18,5. Per un oggetto a 20 megaparsec è molto debole. La soluzione, diciamo, il motivo è perché questa supernova è molto arrossata. Questa è una cosa interessante per quanto riguarda le starve dell'universo vicino, perché chiaramente se rimaniamo in un volume limitato, riusciamo a vedere anche le supernove estinte. Supernove estinte che sono perse, nel caso in cui sono più distanti, proprio per una questione di distanza, sono più deboli. E quindi possono venire completamente perse dalle starve che monitorano, per esempio come ZDF, mettiamo questa a 300 megaparsec, probabilmente l'avremmo persa, non l'avremmo proprio vista. Un altro risultato di osservare supernova entro un giorno dall'esplosione è questo. Le core collapse mostrano righe tipicamente con larghezze a metà altezza, che si usa di solito per avere una stima della velocità di espansione di ejecta, dell'ordine dei 10.000 km al secondo. Questa supernova invece, anch'essa scoperta entro un giorno dall'esplosione, vedete c'è questi sono tutti i limiti, c'è un limite meno di 2 giorni prima, quindi un giorno prima dalla prima detection. Se otteniamo spettroscopia di questi supernove core collapse entro un numero ragionevole di giorni, o addirittura anche di ore in alcuni casi, dall'esplosione, quello che riusciamo a vedere è la presenza di alcune righe inusuali o strane. E in questo caso sono righe di, non ho messo l'identificazione, comunque quella riga più o meno 6.500, veramente H alfa, come vedete è un profilo molto stretto, e poi H beta, e quella riga lì attorno a 4.008 è azoto terzo e elio secondo. C'è anche carbonio quarto, forse lo mostro dopo, sì, c'è anche carbonio quarto, e queste sono righe che vengono comunemente classificate come righe ad alta ionizzazione, perché è necessaria una grande quantità di energia per ionizzare questi elementi e produrre queste righe negli spettri. La spiegazione più comune che si dà, che si è data nel corso degli anni con i risultati delle varie survey, tra cui ETF e anche gli eventi forti, è che questo gas sia un gas, un mezzo che chiaramente si muove a velocità molto lente, quindi possiamo tranquillamente definirlo un vento, emesso dalla stella nelle ultimissime fasi della sua vita e che quindi riflette la composizione chimica degli strati esterni della stella. In questo caso, il modeling è stato fatto da Gro, non è semplicissimo tenere questi spettri sintetici. Quello che siamo riusciti a vedere è che questa stella, che probabilmente era una stella massiva, oltre le 15 masse solari come massa di sequenza, aveva una composizione, aveva una delle abbondanze riconducibili ai processi di CNO, che è il ciclo attraverso cui le stelle massive
bruciano l'idrogeno nel nucleo. E che le abbondanze superficiali suggeriscono che parte dell'inviluppo di questa stella di idrogeno sia stato perso. Questo perché l'abbondanza di elio è, la frazione di massa di elio è abbastanza elevata rispetto a, per esempio, una supergigante rossa che ha un inviluppo formato completamente diverso. Questo, se ricordate, quando vi parlavo del tipo 2, lo rivediamo dal plateau. In questo caso il plateau che c'è, perché chiaramente la supernova ha dell'idrogeno, lo vediamo, gli esercono, vediamo gli spettri successivi, non è né molto esteso, dura una cinquantina di giorni, e non è nemmeno tanto costante la luminosità durante il plateau. E l'ipotesi che avevamo fatto all'inizio era che queste stelle, quindi le tipo 2 lineari, siano lineari, quindi non abbiano questo plateau così marcato come la supernova che vi ho mostrato prima, perché probabilmente hanno perso parte degli sviluppi di idrogeno. Questo modello lo conferma. Una cosa interessante di questi modelli, questo è un modello fatto apposta, questo a sinistra, mentre questo in alto, questo nella slide precedente, questi spettri magenta sono spettri che Luc Dessart ha costruito per un altro oggetto molto simile a questo, 1998S. La cosa interessante è che richiedono, naturalmente, che la stella al momento dell'esplosione abbia un vento, esploda in un vento, in un ambiente ricco di idrogeno o anche altri elementi in questo caso. Questa caratteristica è una caratteristica che nello schema di classificazione classico hanno queste supernova che vengono comunemente chiamate supernova interagenti, le 2N e 1BN. Ora, se ricordate quello che vi ho detto sull'idrogeno e non idrogeno, chiaramente le tipo 2 hanno idrogeno, le tipo 1B non hanno idrogeno ma hanno elio, e in questo caso il suffisso è minuscolo, quindi caratteristica spettroscopica, e in questo caso il significato è narrow, quindi stretto. Quindi questi oggetti hanno righe strette, ma non hanno righe strette che spariscono su tempi scala del giorno, ma hanno righe strette che sono visibili a tutte le fasi evolutive del transiente, o almeno nelle fasi evolutive che noi riusciamo a coprire con i nostri telescopi. Telescopi fino alla classe dei 4, anche 8 metri. Ora, io qui ho messo anche lo spettro di una galassia, in particolare una galassia di una tipo 1BN, perché sto studiando, per farvi vedere cosa? Per farvi vedere che queste righe sono sì strette, ma sono strette in termini di una supernova. Quindi nel caso delle 2N parliamo di larghezza e metallezza di un centinaio di chilometri al secondo, mentre nelle 1BN un po' più larghe di un migliaio di chilometri al secondo. Le righe di una galassia sono molto più strette, e tipicamente non sono risolte. E il motivo per cui io vi do la larghezza in chilometri al secondo è proprio perché la larghezza della riga tipicamente viene usata per stimare qual è la velocità di espansione del mezzo che emette questa riga. Nel caso delle supernove che vi ho mostrato prima, la riga è molto larga, stiamo parlando di ejecta di una supernova, quindi tipicamente dell'ordine di 10.000 km al secondo, qui sono molto più strette, quindi si deduce che il gas abbia una velocità di espansione molto minore. Per quanto riguarda le 2N, che sono quelle che ho studiato più nel dettaglio, no, scusate, per quanto riguarda le 2N, abbiamo, come vi ho detto, un'evoluzione molto diversa dagli oggetti che vi ho mostrato prima con le righe ad alta limitazione. Le righe strette in questo caso si vedono lungo tutta l'evoluzione spettroscopica. Chiaramente, no, non chiaramente, nella slide successiva vi mostrerò il perché, questi oggetti hanno un'altra caratteristica, che hanno un'evoluzione estremamente lenta. Questi numeri che ci sono a fianco agli spettri sono i giorni, è la fase, sono i giorni che sono passati dall'esplosione della supernova o dall'epoca stimata dell'esplosione della supernova. Come vedete nel pannello qui in alto a destra, l'ultimo spettro è a 1458 giorni dopo l'esplosione, o 4 anni. Infatti questo è un oggetto scoperto tra l'altro dagli astrofili nel 2015, e il paper è uscito 5 anni dopo sotto minaccia di non pubblico. Ma la supernova era ancora visibile dopo 5 anni.
E come vedete, con un'evoluzione spettroscopica veramente misera, cioè cambia veramente poco nello spettro. In altri casi, come in questo della 2013L, l'evoluzione è più veloce, anche se comunque parliamo di più di un anno di evoluzione, 145 giorni, ma vediamo non solo la riga stretta di H alfa, H beta, ma cominciamo a vedere anche che la riga è un po' più strutturata. Anche le curve di luce sono diverse, hanno una diversità addirittura più marcata. Questo è un eccellente paper di Francesco Tardia, di cui io non sono coautore, quindi non ho interesse a dire che è eccellente, ma è veramente un eccellente paper. Dato Francesco non è più di me, ma sono. Tutto questo, diciamo, può essere spiegato in modo, sorrido mentre lo dico, ma semplice, attraverso un modello che è stato descritto da il signor Chevalier nel 1982. Non è per niente semplice, però in due parole, questo tipo di spettri e questo tipo di curva di luce possono essere previste da un modello in cui un transiente avviene all'interno di un mezzo esteso, un CSM, un mezzo circostellare, circostellar medium. Idrogeno di elio nel caso delle 1VN o delle 2N. In questo contesto li ejetta, e supponiamo che all'interno ci sia esplosa una supernova, vanno a collidere con questo vento e si forma una struttura a doppio shock, cioè un reverse shock che si propaga verso l'interno e un forward shock che si propaga verso l'esterno. Questo forward shock, questa regione di contatto, le temperature possono essere altissime, può esserci emissione X, UV, tranquillamente. Questi fotoni, molto energetici, possono ionizzare il mezzo non scioccato che è ancora più fuori. Questo mezzo chiaramente si muove a una velocità molto minore rispetto agli ejecta, viene ionizzato, si ricombina e poi può emettere, per esempio, tutte le righe della serie di Balmer in uno spettro ottico. Non ho mostrato spettri di cinema infrarosso che abbiamo, ma perché altrimenti li tengo qui fino a domani mattina, ma anche lì si vedono righe strette, righe ovviamente non della serie di Balmer, ma righe della serie di Paschen, e tutte con lo stesso profilo, con lo stesso tipo di profilo, con la stessa larghezza. In questo caso, quello che questa review, nata Smith, nel Handbook of Supernovae, è una cosa così. Dice, ci tiene a sottolineare, ha ragione, è che l'energia che viene irradiata da questo tipo di supernove è superiore a quella irradiata da una supernova col collapse classica, per esempio, perché non è più una questione di espansione, raffreddamento di una scia ionizzata e successivamente il decadimento radioattivo nickel in cobalto e cobalto ferro, questa reazione è sempre pericolosa, uno può sempre sbagliare l'ordine. Ma c'è un importante contributo di conversione di energia cinetica degli ejecta in radiazione attraverso appunto questa collisione. Ora io aggiungerei efficiente. Chiaramente le curve di luce che vi ho mostrato in precedenza, quindi di vario tipo, anche gli spettri di vario tipo dipendono tutto da dove è posizionata la fotosfera, se vedo in realtà o se vedo solo il gas ionizzato esterno, e da quanto efficiente è la conversione di energia cinetica e radiazione, da quanta è la massa in gioco, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi vedo tutta una serie di curve di luce, tutta una serie di luminosità che vanno da magnitudini assolute meno 17 fino alle meno 22 della superluminosità, in questo caso in banda R. Una cosa interessante di questo modello, che nella sua complessità è semplice perché assume tutta una serie di cose, tra cui la simmetria sferica, l'omogeneità dei mezzi e varie altre assunzioni, è che questo modello riesce, facendo tutto lo sviluppo analitico delle varie equazioni del caso, a riprodurre la luminosità di questi transienti, che
questo è in scala logaritmica il tempo, che hanno questa forma molto caratteristica di broken power. E questo modello la prevede molto bene. Ora, sviluppando, sempre sviluppando tutte le varie equazioni, tutto il modello analitico, questo modello riesce anche a dare una stima della massa del CSM e del tasso di perdita di massa che ha prodotto questo CSM. Applicando questo modello alle supernove, anche alla supernova che vi ho mostrato in precedenza, quella che è durata 5 anni, tanto per capirci, si trovano dei numeri incredibili, si trovano 5, fino a 10 anche di più masse solari di CSM, con tassi di perdita di massa enormi. Tanto per fare un confronto, una supergigante rossa, 10 alla meno 6, 10 alla meno 3, questo è più o meno il range, anche meno. Qui parliamo di un ordine di grandezza 1. Quindi chiaramente, insomma, come vedete, le assunzioni fatte possono influire enormemente su questo numero. Però, insomma, paragonando questo valore con quello delle supergiganti rosse, possiamo dire, chiaramente, qui c'è qualcosa di diverso in atto. Quindi, per giustificare questi numeri, chi potrebbero essere i progenitori? Sono fatte diverse ipotesi. In realtà, il requisito, diciamo, è che ci siano episodi in cui questa perdita di massa raggiunga valori estremi. E questi oggetti sono stati osservati. Per esempio, 2010 MC, lì il plot a sinistra, ha mostrato 40 giorni prima dell'esplosione, quindi dell'evento principale che ha raggiunto quella magnitudine apparente minore di 18, ha avuto questo episodio in cui la luminosità per un breve periodo di tempo è salita, la curva di luce poi ha declinato ancora e poi c'è stato un episodio molto più luminoso. La stessa cosa per quanto riguarda Supernova 2009 IP, che è un oggetto, un transiente, apparso per la prima volta nel 2009, e in questo plot al centro è il tempo zero, chiaramente, ed è stato subito, e gli è stato subito assegnato il nome di una supernova 2N in questo caso, perché mostrava spettri di idrogeno stretto. Cosa è successo? È successo che nei successivi 3 anni questa supernova ha mostrato episodi eruttivi a ripetizione. Era un oggetto molto vicino, quindi le magnitudini assolute corrispondono a magnitudini apparenti rilevabili dai telescopi della cassa anche di un metro, fino al 2012, quando ha avuto un episodio, due episodi di successione molto simili al 2010 MC, in cui abbiamo cominciato a dire probabilmente l'esplosione è avvenuta qui nel 2012. L'oggetto, diciamo, da Pastorello, da cui è nata la mia tesi di dottorato, e io ero molto scettico, cioè, ma ne troveremo ancora? Al primo anno del mio dottorato ne abbiamo trovata una, questa LSQ13 θm, che ha avuto una successione di eventi veramente molto simile a quella del 2009. Addirittura l'episodio A, ancora più limitato nel tempo, quindi ancora più veloce. Il gruppo Supernova Padova ne ha scoperte molte altre, quegli anni lì sono stati particolarmente fruttuosi da questo punto di vista. Successivamente, dalle immagini di archivio, abbiamo visto che pur non osservando questi episodi così estesi anche in altre supernove, in immagini di archivio, per esempio in questo caso a PTF, come vedete, hanno trovato un certo numero, 5 su 16, supernove di tipo 2N, che mostravano un precursore, quindi un evento eruttivo, un anno prima in questo caso. Quindi questa è la galassia che è stata sottratta, come vi ho detto, cioè il contorno della galassia, per capire che la sottrazione, insomma, è buona. Un'altra cosa che devono avere queste stelle, abbiamo detto, il CSM, parliamo anche di 10 masse solari di CSM. Ora, una stella per produrre un CSM di 10 masse solari vuol dire che deve essere particolarmente massiva. Quindi andiamo a cercare stelle massive. In questo caso la fortuna ha permesso nel 2005 di avere a disposizione i CSD, di avere a disposizione immagini di archivio, e per esempio nel caso di 2005 GL l'immagine centrale è quella con la supernova,
L'immagine a sinistra è quella di archivio ottenuta nel 1997, l'esplosione è avvenuta nel 2005. Il cerchietto bianco localizza una sorgente nell'immagine di archivio che poi nel 2007, 2 anni dopo l'esplosione, sempre con HST, non è più visibile. E quindi ci permette di dire questo aspetto, il fatto che questa sorgente è sparita, sostanzialmente, ci permette di dire che probabilmente quella stella lì era più grande. Ed è una stella molto luminosa. 2009 IP, quell'evento che ha continuato per 3 anni, con tutti i suoi episodi rettilinei, anche se è stata osservata con gli HST, e anche qui abbiamo trovato una stella molto luminosa. Anche a Padova, con l'aiuto di Nancy, siamo riusciti a studiare diversi campi HST in cui abbiamo trovato possibili candidati presuntori. Chiaramente in questo caso, quindi CBH, non abbiamo ancora immagini post-esplosione e chissà se mai le avremo, e quindi non è ancora possibile determinare che okay, è quella perché è sparita o varie altre cose. Però in tutti questi casi la luminosità dell'oggetto trovato è molto elevata, parliamo di 10 alla 6, 10 alla 5, 10 alla 6 luminosità solare. Quindi abbiamo bisogno di stelle massive e stelle che hanno episodi eruttivi, o comunque episodi in cui la perdita di massa è enormemente, è molto più alta di quella di una supergigante rossa. Sulla base di queste due caratteristiche in particolare, le stelle che sono state proposte come progenitori, per, almeno per quanto riguarda le 2N, sono queste luminous blue variables. Non so se. Quanto manca? Quanto manca? 5 minuti. Non so se si riesce a vedere, qui non si riesce a vedere, ma qui c'è una regione del diagramma HR che viene chiamata Estoradus Instability Strip, dove sono queste stelle, che non si riesce a vedere, che va da circa 5.4 il logaritmo dell'università di luminosità solare fino a. Non è chiaro in realtà, dunque, perché non è che siano state osservate tantissimo. Queste stelle sono, è tutto nel loro nome, sono stelle evolute, luminose, quindi tra 10 al 5 e 10 al 7 solari, massive. Questo valore non so se sia esatto, o quantomeno quanto più giù di 30 masse solari possiamo andare. Sono blu, quindi sono calde in quiescenza, ma diventano più rosse. Queste sono tracce di luminous blue variables note in eruzione. Quindi si muovono parallelamente per quanto riguarda la luminosità, ma diventano più fredde, vuol dire che c'è qualcosa che si espande. E sono variabili, possono avere oscillazioni, episodi eruttivi o addirittura, qui ho cambiato sfondo per far vedere meglio l'animazione, episodi eruttivi giganti come l'eruzione gigante di Eta Carinae nella nostra galassia. Chiaramente questa è un'animazione perché nel 1800 non avevamo i cestini. La curva di luce di Eta Carinae, Nathan Smith l'ha ricostruita da punti scritti a mano da vari astronomi, e come vedete vagamente assomiglia alla curva di luce del 2009, uno dei due episodi del 2012. Spettri di luminous blue variables mostrano in particolare questi assorbimenti multipli, che la cui spiegazione più semplice è che ci siano shell espulse in momenti diversi. E le abbiamo osservate anche in supernovae 2M, quindi questa è un'ulteriore prova che le luminous blue variables potrebbero essere progenitori di tipo 2M. C'è un grosso problema che io non mi sto raccontando. All'epoca di 2009 IP, di LSQ13Z(M), almeno all'epoca, adesso non vorrei entrare troppo nel dettaglio perché non è il mio campo, i modelli di evoluzione stellare non prevedevano affatto che queste stelle esplodessero come supernovae, ma che la fase di luminous blue variable fosse una fase di transizione in cui la stella evolveva, perde la massa di idrogeno e diventa una Wolf Rayet. Alle Wolf Rayet poi abbiamo le supernove prive di idrogeno, come le 1B o le 1C. Quindi i modelli teoricamente non prevedono che queste stelle esplodano come supernove o in fase di luminous blue variable, e non prevede assolutamente che esplodano di tipo 2N. Questo. Ora so che sono stati fatti diversi tentativi per giustificare, anche per giustificare questi fenomeni eruttivi. E
Visto che quanto tempo ho? 3 minuti. 3 minuti, passo. Passo a questo perché secondo me è interessante. A questo proposito, alla fine del dottorato abbiamo scoperto questo transiente che appartiene alla classe dei supernova impostors, letteralmente impostori, che sono transienti che hanno spettri molto simili alle 2N, al supernova tipo 2N, ma che hanno diverse altre caratteristiche, sia fotometriche che spettroscopiche, non basta la fotometria o la spettroscopia da sola, che mettono in evidenza il fatto che queste probabilmente non sono affatto esplosioni terminali. Quindi la stella non esplode, non lascia un remnant, che può essere una stella di neutroni o un buco nero, ma la stella sopravvive a questo episodio eruttivo, rimanendo una stella, continuando la propria esistenza, la propria evoluzione come stella. Anche in questo caso, lo spettro è sufficientemente alta risoluzione, hanno mostrato la presenza di componenti multiple. Quindi, anche in questo caso, come per le luminous blue variable, vediamo componenti multiple nello spettro. Quindi è una luminous blue variable, si potrebbe dire, ed è quello che tendenzialmente dicono tutti quelli che classificano questo tipo di transienti e chiamano outburst di LD. Ora però, in questo caso, noi avevamo le immagini HST, siamo stati fortunati anche in questo caso, e non solo siamo stati fortunati perché avevamo immagini HST, ma avevamo immagini HST in due bande. Con due bande, come si vede da questo plot qui in basso a destra, è possibile avere una vaga idea dell'aspetto della distribution della stella. E quindi possiamo confrontare questi pochi punti, sono comunque sufficienti, a confrontare la SED della stella con dei modelli, con degli spettri sintetici. Da cui riusciamo a ricavare chiaramente una temperatura, ma riusciamo anche a ricavare una correzione bolometrica. E quindi riusciamo ad avere la temperatura e la luminosità della stella, che negli altri casi è solo stella. Qui abbiamo una correzione bolometrica un po' più precisa. Ecco, mettendo questa stella nel diagramma HR, vediamo una luminosità di 10 alla 5 luminosità solari, che è un po' più bassa di una tipica luminosità globale, e la temperatura di 7000 circa 7300. Le tracce evolutive, a questo punto possiamo plottare in questo diagramma delle tracce evolutive e vediamo che le tracce evolutive che ci permettono di si, diciamo, passano per il punto nel diagramma HR individuato da questa stella, vediamo che stiamo parlando di tracce evolutive di stelle da 18 orbite di massa solari in sequenza. Ora, questa stella ha avuto altri outburst, abbiamo visto componenti multipli in assorbimento, ne ha avuto uno, questo qui. Si presume che esploderà prima o poi, magari in questa condizione capisco che potrebbe non essere attesa, e probabilmente diventerà una tipo 2N, perché con tutto questo mezzo circumstellare prodotto di vari outburst diventerà una tipo 2N. Vuol dire che perderà, ha perso della massa durante la propria esistenza. Quindi una stella che già in partenza ha un valore di massa sotto quel limite di 30 masse solari delle luminous blue variable che avevo citato all'inizio, probabilmente arriverà in fase di luminous blue variable con una massa ben minore. Sostanzialmente la conclusione che abbiamo dato in questo paper è che questa non è una luminous blue variable, ma è una stella meno massiva. E che quindi stelle meno massive delle luminous blue variable possono produrre supernove interagenti di tipo 2N. Io ho finito il tempo. Avevo delle altre cose, ma non importa. Diciamo, questa è la conclusione, secondo me, più interessante del mio lavoro di dottorato, quantomeno. Io ho fatto vedere ZTF, io ho fatto vedere gli altri punti, e non so se ne ho parlato di tutto. Grazie. Grazie, Renato.